Ciao, sono Nicolas Rubini e ho fatto troppe poche ferie, motivo per il quale sono ancora bianco pallido. Oggi voglio parlare però invece per voi che invece magari le ferie le avete fatte, siete state al mare una settimana, 2 settimane, 3 settimane, vi siete magari fermati dall'allenamento, avete smesso di fare i pesi in palestra, le vostre routine, le vostre schede e non sapete esattamente come fare e cosa fare quando tornate in palestra. Tornare in palestra dopo un periodo in cui siamo stati fermi non è cosa semplice ed immediata. Probabilmente da anni passati saprai che è estremamente faticoso, ci si sente molto più deboli, nonostante magari ci si sia fermati soltanto 7, 10, 15 giorni al massimo, e soprattutto generalmente si hanno subito tantissimi DOMS, praticamente ogni muscolo che lavoriamo durante la prima settimana di rientro. Quindi, come possiamo allenarci al meglio tornati dalle ferie e una volta che torniamo in palestra? Ci sono secondo me alcune cose da fare, alcuni accorgimenti che possono essere molto importanti. Facciamo l'esempio di un bodybuilder che magari era abituato a allenare il giorno di gambe, fare 3 o 4, diciamo 4 esercizi per le gambe, magari squat, leg press, squat bulgare e affondi. E magari faceva su tutti questi esercizi dei 4x10, 4x12 e magari sull'ultimo un 3x15 per fare dello stress metabolico che tanto piace ai bodybuilder. Poniamo l'esempio di questo atleta, di questo finto personaggio. Ecco, una delle cose che non dovrebbe fare è fare esattamente la stessa cosa, cioè non rientri e fai ciò che stavi facendo prima, rientri moderando di molto l'intero allenamento. Per farlo, ci sono diverse modalità. Personalmente prediligo innanzitutto diminuire il numero degli esercizi totali per ogni muscolo. Quindi, se prima magari stavi facendo 4 esercizi per le gambe, passerei a 3 esercizi, se non addirittura 2 soli esercizi la prima settimana. E magari non solo questo, ma se prima stavi facendo dei 4x10, ad esempio di squat, magari passerei a un 3x6 o un 3x8. Insomma, sostanzialmente cercherei di far calare drasticamente, o comunque abbastanza, il volume totale di lavoro a carico di ogni muscolo. Non solo, abbasserei anche il carico allenante. Nonostante io sia un amante della forza, abbasserei almeno del 10 o 15% il carico su praticamente ogni esercizio. Magari possiamo evitare di farlo su cose come alzate laterali o bicipiti coi manubri, che magari riusciamo a mantenere quei carichi a cui eravamo già abituati prima della sosta. Ma su esercizi come squat, scendere di 5, 10, 20 o 30 kg può essere ideale. La prima settimana, come raccomandazione generale, la prima settimana di rientro dopo le ferie non può mai essere troppo facile. Al massimo può diventare troppo difficile, ma non è possibile renderla troppo facile. Quindi delle due stai sul difensivo e cerca di diminuire di molto sia il volume che i carichi, che il numero di esercizi e la fatica generale percepita. Eviterei ogni tipo di lavoro di stress metabolico, quindi eviterei ogni tipo di lavoro di pump, eviterei come la peste il cedimento muscolare su qualsiasi esercizio, anche su bicipiti o tricipiti in questo caso, e in generale cercherei di magari approfittare di questo momento per assicurarci che la tecnica sia adeguata e insomma cercare di far sì che il recupero sia completo e totale prima di passare poi a settimane successive nel quale gradualmente poi alziamo i carichi e alziamo il volume totale di allenamento. Perché bisogna fare così? Che è piuttosto tassativo fare così e non entrare in palestra e far finta di non esserci mai fermati. È importante perché poi, nelle settimane successive, che tu sia un bodybuilder e dovrai quindi aumentare comunque il volume totale di lavoro, il numero di esercizi, il numero delle serie, il numero delle ripetizioni, o che tu sia un powerlifter o uno strength trainer, che dovrai quindi aumentare principalmente il carico, oltre che magari il volume in determinati casi, puoi farlo solo se arrivi fresco. Se tu torni dalla palestra e alla prima settimana dici ok, devo recuperare il tempo perso, devo superare i miei progressi precedenti, e via dicendo, e ti ammazzi di lavoro ed entri in palestra e fai un 6x6 di squat con il 75 o lo 77 o addirittura l'80% del tuo massimale, bene, magari lo fai, magari lo chiudi, magari il giorno eccessivo non hai troppo DOMS, ma di lì in avanti poi faticherai a continuare ad aumentare i carichi e aumentare il volume allenante. Di conseguenza sarebbe meglio magari fare appunto un 3x6 al 70% o al 67% addirittura del tuo massimale, per essere sicuro di farli bene, rientrare con calma e
prepararsi poi la strada per le settimane successive di allenamento. Questo è il mio consiglio personale ed è praticamente quello che faccio fare a tutti gli atleti che seguo che sono stati fermi una settimana o più, li faccio rientrare con calma e poi piano piano si alza il tiro. Detto questo, approfitto per dirvi che settimana prossima, se tutto va bene, dovrebbe uscire la mia nuova scheda di bodybuilding di 12 settimane di allenamento, quindi 3 mesi di allenamento su 4 sedute settimanali. Se vi può interessare, la troverete su nicolasrubini.it e inserirò poi il link in descrizione video. Se questo breve video ti è piaciuto, lascia un like e fammi sapere se tu hai fatto le ferie oppure se torni adesso dalle ferie e hai intenzione di spaccarti subito in palestra con troppi chili e troppe serie oppure se cercherai di fare la persona seria e darti tempo. Buon allenamento!